C'è questa ennesima colazione dell'edicola del Bana Show. Vicini, buongiorno. Buongiorno, oggi facciamo una bella cosa, Oggi siamo un po' alla pezzagliata perché c'è tanti eventi da fare alla svelta. Allora, dunque, per prima cosa Recini mi chiama il sindaco di Marciana. Ma si c'è in diretta Sì, anche sì, e altrimenti proprio per i gambini. Ah, è Non si sente nulla. proviamo a sentire un attimino. Gambini è arrivato in questo momento, Gambini, entra in buongiorno. campo col numero 23, Alessio Gambini. Buongiorno. Direttamente dai monti, sceso giù dai monti. Sceso a valle, fatti vedere che c'è alzi l'audience, vieni. Siete già sì, perché siamo siamo avanti. Siamo veloci perché poi dopo Buongiorno. Dobbiamo dedicare tutta questa iniziativa. Saluta Radio Morga, saluta ciao Radio Morga. Buongiorno Radio Morga e Radio Toscana. Chiamiamo tu e Radio Il Bana Show. E Radio Il Bana Show. Tutte queste radio. Non c'è ancora niente a capo sta cosa di Radio Il Bana Show. Lui no, ma è stiamo chiamando il tuo sindaco. Ce lo fa meglio. Ah, pronto. Signore Barbi, buongiorno. Arri buongiorno. Bel lavoro? Stai andando? Ahimè, questa è la fine. Allora, che è successo ieri? Racconta, c'era questa riunione fiume fra voi e la GAT. No, poi chi c'era? Canone, poi c'era? GAT? C'era i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindaci Capolive di Marciana, Marciana Marina e Portoferraio. E Portazzurro c'era? No, Portazzurro ieri non c'era, non so, ecco, si è avuto degli imprevisti, non lo so perché, ma... Noi abbiamo già fatto le ordinanze. Noi abbiamo già fatto le ordinanze. Non aspettavamo a voi. L'ho visto una di indicazioni di comportamento, la seconda, la prima di chiusura delle manifestazioni, degli eventi sportivi. Bene. E... Niente, quello che è emerso è che appunto c'è la necessità, come detto, che si sta cercando di capire come fare il famoso questionario utilizzando l'autorità portuale, che è una sintesi, e anche di capire quindi un'assicurazione per i rimborsi in caso appunto che uno faccia la prenotazione e poi per i motivi legati a questa situazione non riesca a venire, quindi tranquillizzare anche i turisti che prenotano con un'assicurazione di rimborso e restituzione della caparra della prenotazione. Quindi questionario. Queste sono le due cose che sono emerse. Quindi diciamo questionario per chi viene e un'assicurazione virtuale. Sì, quindi... economici dice prenoto, poi chissà che succede, ora c'è un po' di imprevisto anche se la situazione sembra che stia diciamo rientrando, rallentando, sentivo alla radio prima che sono aumentati in forte aumento i casi di guarigione, quindi sembra che la situazione stia prendendo più controllo. Ma sì. E quindi il messaggio dell'Elba è quello di dire che l'Elba è sicura, è controllata e c'è un'assicurazione per i turisti che dovessero prenotare e poi non venire di restituzione di quello che hanno anticipato. Beh, dai, comunque, quindi dai, comunque un momento d'unione da parte delle nostre istituzioni del bene, Sì. Va bene, Simone, allora buon lavoro, grazie di questo aggiornamento. Ciao Barbi, fai questo a modo, mi raccomando. Noi intanto il questionario a Portazzurro l'abbiamo già fatto, L'ho visto, hai fatto l'amore con le cinesi. Un questionario da cui prendere spunto, sì, è un'indicazione, forse quello è quello del Ministero della Salute, è uno spunto anche per costruire quello che si ha intenzione di fare. Vai, ragazzi, buona giornata. Buona giornata, ciao. Grazie. Ma la domanda è, ma te che vieni qui per pararti il culo, lo scriveresti se è stato in Cina? Ciao. Allora, è stato un centro massaggi cinese. Centro massaggi a parte il parrocchetto. C'è gente che dispera. A Livorno c'è gente dispera la macchia amata di anni. C'è verso più nemmeno un massaggino nulla, proprio. Io lo scriverei. Sono disperato, dici ma è possibile. Dove sei stato a casa mia anche uso? La vecchietta a Pomonte che ha detto che questo è peggio della filossera. Però la fortuna è che una scoparitta
ci ha fatto per due giorni strippare un pochino sto coronavirus. Ma sai che pensavo che se la messa di culo quando l'ho preso su Facebook? No, ma forse c'è questa scopa a mano e spazzava, cioè dai, ho messa su terra e mi sta ridendo, dove va? Ma tu, tu ma che lavoro? Io ho provato una bottiglia anche di cerchedegna e è rimasta ritta. Allora, venite un attimino, mettetevi a sedere qui vicino a Boregini che torno a fare regista come ai tempi d'oro. Dai, forza. Sto bene, c'ho un leggero raffreddore, però, però capito. Ciao Mugo, come stai? Buongiorno, bene. Allora, parliamo di cose serie. Buongiorno. Stamattina abbiamo l'apertura della cassettina che hanno fatto domenica. Ci dà il caffè da... da Gambini, ha detto non cura più che altro. Te non conosce Gambini. C'è l'apertura della cassetta che domenica hanno fatto a San Fero. A San Fero. Quindi ora ci leggiamo due notizie insieme, le commentiamo e poi aprimo e diamo anche qualche dato, Gambini, va bene? Un bel dato, fai una faccia contenta perché sappiamo qualcosa di anteprima. Siamo sopra. Vabbè. Le notizie un po' abbiamo già date grazie anche al bar, che è sì. Portaduro si è fatta male. Sì, sì. Noi... con tutti i sensi ci puoi io me lo faccio per congiunto. Perché? Lo so, quindi l'ha già fatto. Noi siamo già pronti con questionari, medici, tutto. Quindi noi poi c'è a me la parola Covid-19, mi sembra una cosa triste. Da come si chiama? Star Trek. Abbiamo un problema, Houston. Abbiamo un Covid-19. Ma è tamponato? Come sta? Ma cos'è? Ma come lo fai? La griglia te? No. E poi no, però, è vero, tutto sta a fare, sta follia, no? Ci ha fatto dimenticare che questo virus è piuttosto incide più sulle persone che hanno già dei problemi. Ma noi normali lo sapevamo sta cosa, guarda. Dare una mano a queste persone invece di impazzire ad applicare mascherine noi, che poi magari ci vanno quelli che hanno bisogno, non trovano nulla, capito? Vabbè. Allora, saluta Creta che ci dice che squadra stamane, guarda lì guarda lì, che bellezza. Mi sembra troppo, che bellezza. Poi c'è la bellissima tenda, sembra quella di E.T. Sì, ma siamo arrivati a sti livelli. Se ti entri dentro qui, no, che stai bene, non si sa come esci, dove esci, c'è la vita. Deve essere in caldo, te lo mangi. Scusate, entri dentro sta tenda. Pa. Poi c'è l'angolo barbecue, a destra. Sì. Ah, carino, allora. Io andrei via, ascolta, tanto le notizie... Le notizie sono quelle, c'è qualcosa... Ha visto cammino in silenzio lui. C'è no, fuggire no. Fuggire dalla gente in viaggio negli eremi della Toscana. Basta con sto camminare. Gambini, o te ne vai, o se poi torni. Oh. Poi è arrivata la notizia oggi su... la nostra relazione con Ursula, Mascia e com'è quell'altra? Eleonora? Assunta pure c'è. Sì, sì, sì. Che ci diceva questo problema della Mobi Tirrenia, che insomma è sempre più problematica la situazione. Sì, dice ci sono sconti del 20% a bordo dei traghetti per la Sardegna ai clienti che si imbarcano con VN di navigazione. Sì, confermato l'asse Blenav Grimaldi. Vabbè, allora vediamo cosa succede, purtroppo lì c'è una situazione abbastanza delicata su Movietto, quindi chiamiamolo. Allora, buongiorno a tutti. Sì, poi anche il Croce, ecco, lui ha detto sono Gelsi. Che non ci ha risposto al telefono, ricordiamolo. Lo ricordiamo Gelsi, ma questa ce la siamo legata, ma noi eravamo già al piano B, Balbi. Perché siamo al piano P. Papi. Però anche male. E piano C? C'è un c'è? No, Corsini. Vabbè, dice che ci pensavo, dai, mi ha ascoltato il sindaco Gelsi. Lui non sta a Ciumeni. Mira che a Marciana Marina è cambiato. No, ma infatti io perché mi chiamo Ciumeni, però vabbè, comunque Ciumeni. Che speravi trovate, Piardizzo? Sono stato garantista anche con voi, dice che è sicuro dell'onestà di Balbetti. Bravo, che voglio che dicesse. Hai visto qualcosa? Pirato un bottone male, aspetta. Addio, giorno. Che ha visto lui? Ho visto un magazzino che conosco. Magari. Oh, l'antica civiltà contadina nel piccolo Tibet albano. Che sei un po' tibetano, questa, Che sei tu? Oh. Sì, questo è. Chi è? C'ho furto. Fermo, saluta un po' Ronchetti, sta oltre che a te stamattina. Buongiorno Ronchetti. Se no ci fa due palle tutto il giorno che mi ha salutato. Ci vediamo a sentimento. Ma nessuno ha chiamato a me,
No, non mi ha chiamato. Ora spazi, ora spamascia. Ma l'ha proprio fatto il tassista? Ci abbiamo gli ospiti oggi, Ma che c'è anche lui? Sì, sì, sì. Basta. Lungo. Perché non mi ha chiamato? Ride. Sempre con te. Cazzo avrà detto. Cazzo avrà detto la mattina. Com'è il detto, gente? Gente allegra c'è la luce. Allora, aspetta, che c'ha? Quanti so? La radio! Ma com'è duro! Com'è duro! Ma dove sei? Al bar? Com'è duro, madonna! Margherita e Margherita! Pensiamo un attimo, ce lo racconta direttamente i cammini, la guida esperta. No, non sono guida. Perché tutti mi scrivono la guida, non sono guida. E se sei dopo, bello. Anche perché poi le guide allora, si incazza. Raccontaci un po', cioè. Credo che sia una passeggiata sul capo a Chiesi. Ma c'è poi il capo tuo invece. Il capo a Chiesi è... Ma dove sono stati Chiesi, sta lì. Sì, qui parti dalla chiesa e poi sali sul capo. Perché sei franceschino. Bravo. E stai su. E vai a finire sul capo. Il capo è questa zona sopra Chiesi dove prima diciamo c'era una civiltà. C'era una piccola civiltà come un Papo Monte nella valle, c'erano questi ruderi, questi magazzini. Non so chi è che organizza perché ho letto adesso. C'è un numero di telefono, guarda. Allora, per ulteriori informazioni si può contattare il 339. Ah, ok. 880. Ho visto un muflone con la scopri che era il suo. Le gambiette, c'era il suo numero. No, è bello. La gente al posto è bello. Ma qualcuno ci mandava a pick up. Ma senti, fa cantino. Porta più grado il Tibet dell'Elba. Allora, bella sta cosa. Per chi si è collegato ora che mi sta chiedendo come mai diciamo c'è Gambini. Nel Tibet si rispetta un po' tutte. C'era la nebbia su Monte Capanna, no? Ci natura, ci stanno chiedendo perché c'è Gambini. Diciamo, allora, nel Tibet da c'è... noi si rispettano mangiandoli. Nel senso, noi c'è un muflone, c'è ecco, il rispetto è lo portiamo a tavola, lo celebriamo con noi. Con noi, con patate, olive, in umido. In umido. Ora tutti gli animalisti ti faranno due coglioni, col politicamente corretto, perché te. Io invece no. Gambini è venuto qui perché c'è l'apertura della cassetta che hanno fatto le guide mountain bike. Che ora vedremo. La rossa, caro benzina. Allora, la cassetta è stata chiusa, sigillata, come tradizione vuole. Voglia dal filmato da Maurizio, grande filmato da Maurizio, è tanta grande, roba. Maurizio era un bravo, quindi fotografi, lo vedi ora, apri, apriamo, vai, la ricordiamo, cioè. Allora ricordiamo la raccolta fondi, scaricchi manuale non mi veniva fondi per Maurizio per acquistare la Giulette, questa carrozzina come al solito in diretta viene aperto tutto il per sterrato per i disabili, dove Maurizio ci andrà a fare anche le maratone, chi c'ha Gambini due e diciamo che quella roba allora c'è da comprare questa Giulette. La Giulette è questa carrozzina particolare per trasporti disabili sui sentieri o per fare le attività sportive, quindi maratone, grazie alle donazioni private di qualche singolo, diciamo sono più le associazioni del territorio, ora non sto a fare nomi, associazioni sportive. Tanto verranno scritti tutti nel sito e nella pagina di Maurizio. Associazioni sportive, associazioni di volontariato, associazioni del territorio, associazione diciamo centrale, quando è un'associazione, ma il Comitato Festeggiamenti in Canero ci sta dando una grande mano. A cui sono stati indirizzati anche i bonifici. Io ho fatto analizzato. Esatto, siamo arrivati alla cifra di 2.240 euro A fronte di una spesa di 3.915. Quindi mancherebbe. No, non mi ricordo. Lo senti? Fulvio, facci un po'. 2002. 2007. Madonna. Allora, attenzione, Mughini era con me, un signore. Un signore ci dette 20 euro. Sì. E noi, guarda, vedi, ora non dico chi è, ma lui ha capito, era moglie Mughini e il suo fratello. La signora che ho trovato stamattina me l'ha dati, quindi mettiamo. Quindi i 20 euro del nostro amico e quest'altro. Guarda, le metto anch'io. Il nostro Marco l'abbiamo fatto con Canello. L'altra settimana. Marco Paravella. L'altra settimana abbiamo fatto la festicciola del carnevale a Pomonte alla Palestra, dove ricavate le iscrizioni al Canello andavano per la raccolta della Celeste. Sono stati ricavati dalla festa 190 euro.
ma il carello sopra queste 190 euro ne metterà altri 310 perché darà 500 euro a Maurizio. Quindi a questo basta, a tutti i 2240 euro ci sono anche queste, questi soldi del carello. E noi dobbiamo fare 1700. Okay. Allora, riusciremo stamattina a avvicinarci alla cifra? Cosa. Dovevamo fare maniche a porta azzurro in piazza con i gonfiabili, con Luca, ragazzi gonfiabili, ma purtroppo a porta azzurro non si possono fare più gli eventi, quindi è saltata cioè... questa cosa. È saltata questa cosa, non c'è cioè... perché c'è l'ordinanza? Lui voleva mettere questi gonfiabili dove era ricavata andava per Maurizio, però non si può anche fare. Ora vi chiude anche qua. Sì, però sì. L'ho detto, quando ci sarà l'inaugurazione di queste celette, lo famo venire, famo mettere due gonfiabili e quello che si fa. Tanto sto bimbo ne ha bisogno anche quando va a fare le maratone, quando va insomma all'iscrizione, insomma tutto fa, tutto viene. Comunque rimane lì. Conta Gambini, conta nel frattempo. Contano loro. Allora leva. Che dividi prima. Noi come al solito vi lasciamo con questa immagine di gente che traffica con soldi, perché sono soldi vostri, soldi nostri. Quindi dovete vedere come sempre. Vai. Senti pure se uscire i soldi. Allora, ora dietro benzina non ce l'ho, ma a questi qui aggiungeremo 20 euro di benzina che mi sta scrivendo ora. Sì. Attenzione che lo faccio solo per benzina, non mi scrivete tutti perché non ve li metto, no, metto solo per benzina. C'è l'IVA del carello. C'è l'IVA del carello, chi volesse fare. Ora poco sto coronavirus, non c'ha voglia di uscire di casa. Però a benzina glielo faccio perché. È mio fratello. Chi vuole fare invece una donazione, che ora. No, io ce l'ho, ne rompo. Che ora viene. E poi ci sarà un evento. Che insomma parteciperà all'acquisto della Gelette, che ancora non è uscita la locandina, che è il padre di Somaria Maria di Campo. Marino. E loro tutti gli anni sono sempre stati dalla parte, diciamo, di queste raccolte fondi che facciamo per chi ne ha bisogno. Devo dire che tutte le volte che appena io mi contatto, ma un po' come un po' tutti, mai. Dai, però soprattutto la cosa bella, cioè, sono i gruppi sportivi. Domenica scorsa con loro c'era biciclette, moto, noi siamo forti a tutti. Lo sport... Ciao. Allora, saluta Fulvio. Ciao Fulvio. Lo sport che unisce. E quindi che poi lo chiamo a me. E lui risponde. Io mi lascio fare questo lavoro. Prego, pensa, sai, risponde. No, con chiamare, te non, non c'è problema. Quindi se poi volete, allora io intanto saluto gli amici di Radio Morga, perché stamattina tanto sennò qui non capirete quello che stiamo facendo, quindi ringraziamo Radio Morga per essere stata con noi e qui siamo avanti in video. Radio Morga tombola, famo una tombolata tutti insieme. Ora quanto lo fa il terno? Quanto viene il terno? Tombola, cinquina, quaderna, che fa? Ah, moderno, quaderno, tutto è tombola, che vediamo. Questo periodo di crisi per sì, l'Italia, per l'Europa, diciamo. Questa è una busta. È chiusa, attenzione che la busta è chiusa, ora l'aprirà uno di loro. Ma chiamato davvero? Qui c'è un'altra busta. Allora, aspetta una volta, apri la prima. Ma che hai chiamato davvero? Facciamo vedere che in diretta viene aperta, c'è la firma e tutto. Motogrebbi sulla verba. E ci sono? Ma che devi fare? Devi contare soldi? 100 euro. Allora, metti. Ringraziamo il motoclub. Chi è questo qui? Kai. Grande Kai. Ma come no? Scaviccia. Scaviccia anche te. Lo potevi fare però. Grazie a Kai. Una bella cassettina a Roma. Grazie al Kai, detto così. Grazie al Kai. Voglio dire. E lui ride. Allora dicevano bene, i soldi vanno messi diritti, bimbi, eh? Dio, La gente guarda. E nel frattempo una fattura a pagare. Allora, dove siamo? Eccoci qui. Ma queste sono già nei bonifici che sono stati fatti. Queste già nei bonifici già stati fatti. Ok. Quindi mettiamo da una parte. Meno male che c'è pochi spiccioli, io mi ricordo per Valentina ci dettero anche i centesimini, due tappi di birra, un gettone di plastica, un paio di sassi. È macchinata di conteggio questo, molto importante.
grande, dai. Me lascia allora queste cose. Va bene, caro. No. Un salutone, enorme risultato, come al solito, sei uno amplificatore scienze. Ciao. Ciao Fulvio, un abbraccio. Ciao. E 5. 100, 2, 3, 4, 5. 5. Leva e mette da una parte. Gammini ride. Un quadro che Gammini ride. Ma se va con queste cose qua sempre soldi. 500. Pia una busta, pia una busta e metto lì. 500, 600. Ricordiamo, questi sono sasti raccolti per comprare la Giulietta. Ma ora il bonifico mette direttamente sul conto. 9, 10. 700. 800. 900. Ci siamo, dai. Grande Mavi. 9 e 10, attenzione. Ho messo 215 euro. Allora. Sono 43 pezzi a 5. Riconta. Ma facciamo così, guarda. Sono. Quindi sono 200. Sì. Quindi erano 900, 1100, 1120. E spiccioli. Le monete comunque si arriverà a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22 e 50. 15. Quindi? Ciao, cosa riconta tutto. 1022,50. Sì. Ma 1142,50. 1142,50. In teoria. In teoria. Poi dopo a io non mi aspettavo tutta questa botta tutta insieme. Tra private associazioni c'è stata proprio una gara. Io facevo questo, secondo me ci sono 12 mesi, ora fra 20 giorni la ordiniamo. Quindi noi la ordiniamo, ricordiamo che viene detta la Giulietta di Maurizio solo esclusivamente perché come le leggi, chi ha l'idea gli viene data il nome, poi viene usata da chiunque ne abbia bisogno, non è una cosa ad esatto, persona. Chi ne ha bisogno contatta a me, a te, a mamma di Maurizio. Quindi, ha bisogno della Gillette, sa come fare. Come si è fatta la battuta, non è che la legge Fornero l'ha fatta la Fornero e poi è stata attuata solo a lei. Magari. Invece no, lei l'ha fatta e l'ha fatta e l'ha tirato un culo all'altro. Qui è differente. Ti prendi questi soldi, vai dall'altra parte. Te vieni con me ora. Vieni con me te ora. Ora andiamo e poi si mette la foto. Noi vi ringraziamo perché come al solito hanno fatto una festa meravigliosa, hanno messo le foto. E quando si farà l'inaugurazione saranno i primi. Tutti sono gonfiabili? Anzi, chi vuole venire a fare la maratona? Quindi ci stanno dicendo, quindi quanto manca? Sui 500 euro. 500 euro, io ora direi di... Visto che c'è il bagno di Somari a campo il film, sicuramente andiamo oltre. Andiamo oltre, ok. Però vediamo, dai, insomma... andremo oltre, vediamo di quanto andiamo oltre e poi si vedrà un po' attimino. Allora mi dice benzina, diventano 1162,50, ce n'è anche le 20 su, ha ragione. Ha ragione, ora infatti le mettiamo. Ringrazio a tutti, bimbi, davvero, un abbraccio, Mughini, ciao.